Siamo in Piazza Indipendenza a Paternò, è appena partito il corteo dei lavoratori del call center QE, oggi per loro una giornata di sciopero. Si protesta perché da 2 mesi i lavoratori sono senza stipendio e perché c'è tanta incertezza per il loro futuro. Lamentano l'assenza dell'azienda in questa trattativa, non si comprende che cosa l'azienda effettivamente voglia concretamente fare. Ci sono, come detto, i lavoratori, con loro anche i rappresentanti sindacali, Davide Foti della segreteria generale della SCCGL, poi ancora Gianluca Patanè che è responsabile della TLC, Antonio D'Amico e Mario Nicosia per la Fistel CISL, poi le RSU della CGL, Valentina Borzia e Giovanni Arcidiacono, RSU CISL, Anna Orifici. I lavoratori in questo momento si stanno dirigendo verso Palazzo Alessi. L'intenzione è quella di chiedere alla politica un intervento concreto, un tavolo di trattativa. Oggi questa manifestazione di protesta quasi a Palazzo Alessi, cosa chiedete? Noi chiederemo al sindaco, che è il primo cittadino della città di Paternò, di convocare o tramite la prefettura un tavolo di crisi. Bisogna portare tutta la vertenza all'interno di un piano istituzionale per garantire il lavoro, i lavoratori e il territorio, perché non possiamo assistere all'ennesimo saccheggio che fanno nel nostro territorio siciliano catanese. Quindi l'obiettivo nostro è creare questo tavolo per portare tutti gli attori principali lì. Speriamo che si sblocchi qualcosa, perché 2 mesi senza stipendio, ci avviamo a luglio, quindi siamo quasi al terzo mese. Voglio dire, la situazione si sta degenerando. Non permetteremo ovviamente perdite di tempo inutili, perché danneggiano le famiglie dei lavoratori che attualmente abbiamo a QE. E parliamo di 600 persone, di cui la metà precarie, quindi la parte più colpita e debole attualmente è quella parte del precariato. Quindi la situazione è difficile. Al momento non vediamo luci in fondo al tunnel e speriamo di accendere una luce per tutta, diciamo, per il paese, per i lavoratori e per la società civile. Oggi questa protesta dei lavoratori, da parte dell'azienda ci sono novità? Da parte dell'azienda nessuna novità, sono latitanti, è un mese che non riusciamo dopo la firma dell'accordo a sentirli ed è da più di un mese che i ragazzi, i lavoratori di QE aspettano lo stipendio. Quindi c'è molta paura e molta incertezza? C'è molta incertezza e siamo molto preoccupati, per questo motivo stiamo oggi manifestando e scioperando e abbiamo chiesto un incontro al sindaco per aprire un tavolo territoriale con il prefetto di Catania. Oggi questa manifestazione di protesta, questo sciopero, chiedete soluzioni? La soluzione più importante è intanto garantire gli stipendi ai lavoratori. Sul futuro dell'azienda ci sono molte problematiche, ma siamo sicuri di poterle anche gestire queste problematiche. Intanto ci vuole una proprietà che scenda qui in Sicilia, perché sapete benissimo che il proprietario è del nord, di Brescia, e quindi ancora non si è neanche degnato di venire a parlare con noi sindacati per spiegare bene la situazione. Al momento da parte sua nessuna notizia? Nessuna notizia? Allora vuol dire che se la montagna non va da Maometto, Maometto andrà dalla montagna. Penso che insieme agli altri colleghi prenderemo 3 pullman e andremo a Brescia alla banca di Unicredit, che è la loro sede legale, e andremo a scioperare lì sicuramente.